questa parte. Facciamo così. Sono con il sindaco Serafino Pischeda di Fordongianus, ci sta accompagnando lungo questo 18° e ultimo cammino dei paesi del Wiltshire Barigado. Fordongianus, diciamo, è da sempre un paese turistico per quello che offre, no? Dalle antiche terme, però è tutto il territorio. Sì, beh, noi ormai con le antiche terme, con il termalismo moderno, ma anche legato al turismo del Venezia, alla struttura moderna che vede molti gruppi di anziani, viene visitato con appunto percorsi naturalistici, in particolare nel lungo fiume, o percorsi come questo che è giusto incentivare. Ci sono le Domus de Janus, quindi insomma le ricchezze non mancano. E situazioni come questa, anche dei cammini religiosi, possono diventare un crocevia importante insomma, per il paese. Quello dei martiri, ma perché no anche questo di Bonaria di cui ora si parla e che dovrebbe vederci come tappa. Certo, è infatti la via martiriale che appunto parte da Norbello e poi porta a Ghilarza e quindi qui a Fordongianus, prosegue per Santa Giusta, passando comunque per Simagis dove c'è la cittadina, possiamo dire, di San Sima, con santo sempre della nostra diocesi, per concludere in cattedrale dove appunto sono ospitate le reliquie di Sant'Archelao. Quindi diciamo sì, speriamo a breve di poter posizionare anche il cibo appunto in onore dei vostri santi martiri, Pio e Archelao. Ma sì, speriamo questo riesca a venire presto, ripeto, perché questi percorsi crediamo possano diventare importanti, sono un veicolo di promozione ma allo stesso tempo portano persone qui. Lo stiamo vedendo appunto in questi 18 cammini, in pratica abbiamo quasi 900 persone più che vi hanno partecipato, quindi diciamo che la richiesta c'è di fare questi cammini, bisogna metterlo a sistema. Esatto, sì, proprio questo quello che ci manca un po', anche perché appunto faccio l'esempio di Fordongianus, si vede numerosissime presenze durante in particolare l'autunno anche di una popolazione che si presterebbe bene a situazioni di questo tipo, però non c'è ancora questa conoscenza del territorio e questo incentivare a far sì che chi è in uno dei nostri paesi poi vada a girare anche gli altri. Questa iniziativa che voi avete fatto nascere credo che da questo punto di vista sia veramente lodevole e importante. Sì, finché uno non percorre a piedi non si rende conto della ricchezza di questo territorio con i suoi novenari, le sue chiese campestri, i siti archeologici, i musei che sono presenti, quindi è da far veramente esplodere questa realtà che si presta per il turismo, per i pellegrini, per tutti quelli che vogliono scoprire in maniera lenta il territorio del Wiltshire Barigado. Concordo perfettamente con lei. E quindi auguriamoci appunto di riuscire a realizzare questa sorta di cammini non in maniera sporadica, ma che siano la cosa normale, no, esatto, per venire incontro, la filialità. Esatto. E quindi sì. Bene, dice sì. Bene. Sì, per questo ci vuole la sentieristica, e per questo ci vogliono i cartelli, e per questo ci vogliono i posti dove il pellegrino sappia dove poter dormire, poter mangiare, poter acquistare i prodotti locali e appunto e visitare tutto il ricco patrimonio che offre anche Fordongianus, proprio che è anche stupendo, l'ho fatto qualche mese fa, il percorso lungo il fiume che ti porta fino a Villanova Teschi. Esatto, dicevo quello, anche il lungo fiume, proprio per quello il turismo del Venezia che perfettamente si abbraccia col turismo lento. Ma poi anche il discorso religioso e dei novenari, se noi pensiamo che quest'estate abbiamo quasi per caso fatto nascere un gemellaggio tra Fordongianus e Santo Lussurgio, loro che durante le novene cantano che San Lussurgio, che è dal nome al loro paese, certo, no? È stato martirizzato qui e non certo erano mai venuti a visitare il loro martirio, quindi abbiamo organizzato certo una giornata da questo punto di vista. E se pensiamo quanto sembri assurda questa cosa, che siamo così vicini con Santo Lussurgio, eppure quasi nessuno dei lussurgesi, devoti magari a San Lussurio, aveva visitato il luogo del martirio, manco fosse chissà dove, no? Sì, che sì, poi sì, era sì, due passi da loro. Esatto, esatto, forse venivano anche a piedi sicuramente in passato, poi questa cosa si è perduta perché abbiamo scoperto in tanti di questi paesi
che c'era un andare, ad esempio da Ardauli sino a Sorradile, questi antichi proprio tratturi immersi nel bosco, possiamo dire, ma anche da Bidoni sull'imbarcazione arrivavano fino a Sedilo e dormivano nel novenario proprio per festeggiare San Costantino. Quindi ecco, da ripristinare, da rendere fruibile i vari cammini e da renderli anche visibili con tutto quello che serve. Quindi auguriamo buon lavoro alle amministrazioni, ecco, anche come ufficio della Pastorale di Turismo della Diocesi di Oristano. Questo è quello che cercheremo di fare in sinergia. Che state già facendo, e vi ringraziamo perché ci state riuscendo bene. Grazie.